Come chitarrista sono sempre molto attento allo sviluppo e al miglioramento della mia tecnica, pertanto sto sempre con le orecchie abbastanza tese, per cercare nuovi approcci, che mi possano in qualche maniera illuminare e farmi migliorare sotto questo aspetto. Più precisamente, nell'ultimo periodo sto cercando di trovare una maniera per suonare più fluidamente gli arpeggi e integrare questa cosa nel mio modo di suonare. E qualche giorno fa, mentre facevo il mio consueto YouTube zapping, sono capitato su un video che in realtà avevo già visto, ma che questa volta mi ha acceso la lampadina. E il video, in questione è questo qui. Chitarrista è Nick Johnston, uno dei miei preferiti nello scenario dei nuovi chitarristi, insomma, che sono usciti in questo periodo. Quello che forse secondo me incarna di più l'ideale del Guitar Hero, cioè che eredita di più proprio la figura del vecchio Guitar Hero, cioè un chitarrista che scrive i suoi brani, che non suona in una band di qualcuno, ma fa proprio la sua musica, che ha uno stile molto personale e riconoscibile. Insomma, secondo me è veramente un chitarrista da tenere d'occhio. Ci sono tre punti in questo video che mi hanno acceso un po' la lampadina e adesso ve li faccio vedere. Questo è il primo. Vedete che qui Nick suona addirittura solo con la mano sinistra e si mette a posto i capelli. E la sonorità non è quella di una corda singola, mi fa presagire che ci sia un arpeggio di mezzo. Questo è il secondo pezzo. Vedete che qui proprio si sente e si vede che suona una porzione di arpeggio, ma senza l'ausilio della mano destra. Vediamo il terzo pezzo. E qui di nuovo, addirittura poi fa uno slap sulla corda Mi grave, e che aveva un effetto veramente, veramente molto bello. E vi svelo un piccolo trucchetto, se non lo sapete, quando guardate i video su YouTube potete utilizzare la funzione cambio di velocità per rallentare il video e quindi andare a vedere meglio che cosa succede. Quindi rivediamo i clip al 50% della velocità. Eh sì, qua chiaramente potete vedere che è praticamente un arpeggio e no, la mano destra non sta contribuendo all'esecuzione. Guardiamo gli altri due. Si vede benissimo che fa il tapping e poi discende con l'arpeggio e poi va a colpire l'ultima nota e se non sbaglio fa la stessa cosa anche nel terzo punto che vi ho indicato prima. Eh sì, qua vedete che Nick suona praticamente un arpeggio discendente senza usare la mano destra ed è un tipo di approccio che non avevo mai considerato, almeno in maniera razionale, per cui in questi giorni mi sono messo e ho provato a cimentarmi un po' con questo nuovo approccio. Ho cercato di prendere uno shape, una forma di arpeggio che mi permettesse di suonare tutte le note utilizzando un dito diverso per ogni nota, quindi senza fare dei ponti, dei rolling tipo questo. E così per comodità, visto che insomma in questa porzione di manico siamo spesso abituati a suonare noi chitarristi, ho
Ho scelto lo shape di Re major 7, ok? Di questo accordo. Lo shape in forma ascendente sarebbe questo, quindi partendo dalla fondamentale, terza, quinta, settima maggiore, poi di nuovo la terza, quindi bypassando la fondamentale, quindi terza, quinta e settima maggiore. Questo sarebbe lo shape, fatto però in forma discendente, quindi con questo approccio, senza utilizzare praticamente la mano destra, se non per la prima nota. Ok, vediamo più lentamente ancora. Difficile farlo lentamente perché bisogna proprio utilizzare il dito come un martelletto. Ok, e ho provato prima a suonare poche note alla volta, poi aggiungendone ancora una. Poi ancora una. E poi fino alla quinta corda. Naturalmente con la mano destra cerco di togliere il dampening, cioè lo stoppaggio che faccio appunto con questa parte, utilizzando appunto quasi questo rolling, però con la mano destra. Una volta presa confidenza con questo approccio, con questa tecnica, e avendolo sperimentato anche su diversi shape, su diverse forme di arpeggio, ho costruito però dei lick che inglobassero appunto questa tecnica, e ho cercato di rendere la cosa ancora più musicale, creando una backing track e facendo, diciamo così, un piccolo mini solo, un mini brano. Il risultato è questo qua. Devo dire che sono molto contento del risultato che ho ottenuto in questi giorni di studio e di applicazione di questa cosa. Se è piaciuto anche a te il risultato, ho creato un piccolo mini corso, una mini lezione, disponibile sul mio store, che trovi il link sotto in descrizione. In questo pacchetto trovi la tab in formato PDF e Guitar Pro del solo che ho composto e suonato. Trovi la backing track che ho registrato e composto appositamente per questa performance, e trovi anche l'accesso a un video esclusivo dove parlo e spiego molto bene nel dettaglio tutti i vari aspetti di questa cosa, quindi sia da un punto di vista armonico, la scelta delle note, come ho fatto a creare questi lick, eccetera. Per cui se la cosa ti interessa c'è il link sotto in descrizione. Fammi sapere sotto nei commenti se anche tu utilizzi questa tecnica, magari la utilizzavi già da tempo, la conoscevi, oppure se anche tu fai come me, che magari tendi le orecchie, prendi un nuovo spunto e magari crei dei leak e fai appunto lo stesso processo che ho fatto io. Scrivimelo pure sotto nei commenti che sono molto curioso di saperlo. Se ti è piaciuto il video, metti un like per aiutarmi a crescere con questo canale, e se sei nuovo da queste parti, iscriviti e premi la campanellina per non perdere i prossimi video. E quindi ragazzi, anche per oggi questo è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Fuu!